1.300.000 euro di fondi per aiutare le famiglie in crisi nel pagamento di IMU, IRPEF e bollette d'acqua e sostenere i lavoratori delle aziende in difficoltà. Un sostegno alle famiglie a cui andrà ad aggiungersi una riduzione della pressione fiscale per le attività che quest'anno subiranno una rivalutazione catastale, cioè la categoria D, ovvero opifici, alberghi, teatri, cinema, grandi strutture di vendita. Sono queste le prossime manovre del Comune di Ravenna che nel 2012 può contare su una riduzione della propria spesa di 3 milioni di euro. E di 40 milioni ancora in attesa di essere sbloccati dal patto di stabilità. Il tutto rientrerà nel prossimo bilancio che l'amministrazione punta ad approvare entro giugno. 1.300.000 euro per aiutare le famiglie più in difficoltà. Come il comune riesce a trovare questi soldi, visto anche il patto di stabilità e i fondi che avete bloccato proprio per il patto di stabilità? Sì, il patto di stabilità incide in larga parte nella spesa in conto capitale, quindi negli investimenti. I fondi di cui parliamo invece riguardano la spesa corrente dell'amministrazione del bilancio del comune e li abbiamo trovati grazie all'extragettito IMU che è stato, diciamo, accantonato lo scorso anno e rispetto anche alle spese che abbiamo ridotto sulla parte corrente dell'amministrazione. Noi quest'anno ci presenteremo in consiglio comunale con una riduzione della spesa del comune di 3 milioni e mezzo. Qualcuno potrebbe commentare, allora tanto valeva tenere l'IMU un po' più bassa l'anno scorso. No, perché la riduzione della spesa non è legata alle aliquote dell'IMU. La spesa che noi siamo stati in grado di ridurre riguarda la riorganizzazione del personale, il mancato trasferimento, ad esempio per la neve, diciamo, il caso straordinario meteorologico che si è abbattuto su Ravenna lo scorso anno e la ridefinizione degli standard di alcuni uffici. Ma rispetto all'aliquota IMU e alle aliquote IMU non c'è legame con la riduzione delle spese che siamo stati in grado di mettere in campo quest'anno. C'è invece legame rispetto all'extragettito sul fondo IMU per la prima casa e rispetto alla ridefinizione dei coefficienti moltiplicatori sulla rendita catastale che verrà totalmente reinvestita ad abbattimento dell'aliquota per le imprese. Chi beneficerà di questi fondi? Beneficeranno dei fondi le persone che non riescono più ad arrivare alla fine del mese, le persone che sono in grave difficoltà economica, quelle che hanno perso il lavoro, quelle che hanno un mutuo sulla casa, oppure i figli che abitano nelle case costruite di proprietà dei genitori, tutti quei soggetti quindi che la crisi, se è possibile, ha reso ancora più fragili. Mentre invece ci sarà anche un aiuto alle imprese, una riduzione dell'IMU, quali saranno però le imprese che appunto potranno avvantaggiarsi di questa cosa? Quest'anno un provvedimento del governo ha ridefinito i coefficienti moltiplicatori della rendita catastale. Mi rendo conto che il tema è estremamente complesso, ma per poterla tradurre, diciamo, in un linguaggio più comprensibile, per l'ennesima volta un provvedimento governativo si abbatte su un'imposta che deve riscuotere il comune. Noi abbiamo sterilizzato, stiamo cercando di sterilizzare almeno della metà l'aumento dell'IMU sulle imprese, riducendo l'aliquota. Stiamo partendo da 1,04, vediamo se è possibile fare di più. Di questo abbiamo ragionato e stiamo ragionando con le imprese del territorio. Domanda venuta fuori in conferenza stampa, tema molto caro all'opposizione. Il comune, è vero, ha ridotto le spese di 3 milioni, dalle opposizioni chiedono vendere anche azioni, soprattutto per esempio dell'ERA. Noi abbiamo circa 20 milioni di azioni libere fuori patto di sindacato che potremmo alienare senza mettere in difficoltà la compagine societaria pubblica di ERA. Il tema però è che per fare un'operazione di questo tipo dobbiamo valorizzare il patrimonio, non svenderlo. E vendere in queste condizioni di mercato sarebbe assurdo, totalmente assurdo. E visto che siamo responsabili, soprattutto nei confronti dei cittadini, per il patrimonio che grazie ai loro sforzi questa amministrazione ha costruito nel corso del tempo, non siamo minimamente intenzionati a svendere il patrimonio per produrre delle minusvalenze, ma vogliamo ragionare su tempi migliori e sulla possibilità, per cui non ci sono pregiudiziali ideologiche, di vendita, ad esempio, delle azioni libere fuori patto di sindacato di ERA. A proposito di ragionare, con questa crisi il Comune riesce a ragionare anche in previsione 2014, investimenti o andamento delle tasse, appunto.
Ma noi siamo arrivati al livello in cui gli unici che fanno programmazione economica in questo paese sono gli enti locali e sono naturalmente anche quelli più colpiti dai provvedimenti governativi. Io prendo ad esempio l'IMU. In campagna elettorale tutti i partiti politici, tutti i movimenti politici avevano messo in campo delle idee per rimodulare l'IMU. Noi allo stato dell'arte non sappiamo ancora se il governo che pare si stia nominando in queste ore metterà in discussione l'IMU. Per ciò che ne sappiamo, l'IMU, così per come la conosciamo, rimane fino al 2014, non sappiamo se ci saranno dei cambiamenti. La TARES, a proposito di impatto sui cittadini e di programmazione economica, è stata spostata da giugno a dicembre senza avere definito i parametri di azione della nuova tariffa, della nuova tassa. Fare programmazione economica quando per primo non farlo è il tuo Stato, è il governo, è veramente molto molto difficile. Il sindaco però ha minacciato che si potrà anche sfondare il patto di stabilità. Sì, io credo che il sindaco abbia voluto far presente che c'è un'estrema ratio alla difficoltà che i comuni stanno attraversando e stanno vivendo. Violare il patto naturalmente è uno di quei provvedimenti che io tenderei ad escludere per una semplice ragione. Intanto subiremmo una decurtazione ulteriore da parte dello Stato per la cifra per cui si è sforato il patto. Non saremo più nelle condizioni di assumere quelle insegnanti che oggi lavorano con contratti a tempo determinato per l'amministrazione e che ci consentono di tenere aperte delle sezioni di nidi e di materne, soprattutto si configurerebbe anche un danno erariale. Ecco, quindi è chiaro che in una situazione di disperazione il grido che non solo Matteucci ma i sindaci di diverse parti del nostro paese stanno mettendo in campo è quello di dire non ce la facciamo più, se sarà necessario siamo pronti a tutto. Ecco. Federico Lega per Ravenna Web TV.